Ah, un bastione, ma salve! Allora vi do il benvenuto nell'undicesimo episodio di Minecraft Hardcore. Stavo cercando una fortezza per iniziare il nuovo episodio, visto che settimana scorsa casualmente mi sono dimenticato di caricarvelo. E niente, visto che c'è un bastione, esploriamo questo. E se troveremo più tardi una fortezza, andremo anche a quella. Allora, io inizierei dalla parte alta. C'è l'oro. Io c'ho la lava, sì. Allora, salve. Lei può anche bruciare. Perfetto. Ce ne vuole di tempo per farli crepare sti qua. Così. Là, anche lei si mette a bruciare. Almeno non mi dà fastidio. Magari aspetto che la lava va via. Olè. Sto qua è il piccone con mending. Ah, è vero. Oh, porca puttana. Questo non l'avevo visto. Vieni qua. Non ho... Vabbè, ma niente. Allora, io direi... Ci spostiamo un pochetto. Magari con questo, perché la terra ci può servire. No, non mi provare a buttare giù, perché... Allora, le chest sono... Non vedo niente. Ah, eccole lì. Quindi, voi... Vabbè, se non mi date fastidio, come ho detto. Allora, uno, ho detto uno, ho detto uno. Com'è bello bruciare? No, non buono, non buono, non buono, non buono. Tu non puoi salire qua. Ah, bello. Non potete salire, eh? Allora brucerete. E intanto mi raccolgo pure il loro oro. Poi dovrebbe essercene uno a destra e uno in alto a sinistra. Eccolo. Ah, poi c'è l'altra parte. Intanto facciamo così. Uno, due, niente. Pezzetto. Salve. Ma... Oh, che infame. Quello si è usato il fuoco per darmi fuoco. Ma io ho tipo... ho notato una cosa non molto buona. Ovvero che ho tre stick. Vabbè, dopo dovremmo farci del cibo, in qualche modo. Ma ci sono le carote d'oro, tranquilli, tranquilli, no problema. Vabbè, quelli con soft speed li prendo. La mela anche, le gold nuggets, sì. Ho scrauso, qua si esce, allora, qua. Vabbè, un pezzo di nedrite, altre nugget, soft speed 1. Questa qua sharpness 5 non è brutta, eh. Me la porto via nel caso mi potesse servire. Le arrow queste qua, sì, magari dopo le butterò. E adesso devo andare a lootare la parte interessante, perché lì sotto ci sarà tipo una ventina di blocchi d'oro, circa. Il problema è arrivarci lì sotto, con tutta la gente che c'è. Io posso anche fare così, tanto c'ho feather falling e c'ho i brutti che rompono le palle. Io non ho ancora un arco, devo ricordarmi che devo fare un arco. Scendiamo qua, perfetto, almeno questi li levo subito dalle palle. Avete visto già quanti blocchi d'oro ci sono dentro? Allora, uno... c'è lo spawner di si stronzo. Aia! Come ha fatto a colpirmi quello? Non lo so, ma... Sto magma non doveva spingermi nella lava. No, le magma cream le volevo, peccato. Potete venire qua così almeno vi stacco la testa. Senza che mi sui salti e cado nella lava, magari. Che fastidio l'animazione che mi sposta su continuamente la roba. Vieni qua. Ok. Ma da... Ma non ho neanche... Ma vabbè, basta. Io non ho voglia di cadere nella lava ogni due secondi. Allora. Prendiamo i blocchi intanto. Ok. Oh, magari mangio. E ci teniamo queste. La prossima volta vedrò di portarmi più cibo. Allora, diamo... un lingottino di nederite. Poi una spada con mending. Io me la porto al posto... delle nugget, tanto non mi servono neanche queste. Ci prendiamo questi. Ah, è vero, lo smiting template. Questo è interessante perché ci serve per updateare finalmente le cose nederite, cioè per portare alla nederite gli utensili. E droppo che c***o droppo? Tutto importante, c'è la spada, le cose. Beh dai, le frecce, potremmo fare a meno delle frecce. Magma cream è più interessante questo, che ci serve per fare tipo delle decorazioni. E lo prendo per... Vabbè, questi che non mi servono a niente. Il resto della chest la droppo. Io vado a cercare una fortezza e ci vediamo tra poco. Salve, come va? Bene. Oh, oh, fortezza finalmente! Non ne potevo più di stare in giro a cercare. Non è neanche brutta, eh. Cioè, nel senso che non è messa male perché è tutta scoperta. Posso vedere subito dove sono i blaze. Però, se smetto di bruciare, mi faccio un piacere a me stesso. Oh, ah, bello! Spawner subito qua.
No, non ho spazio, è vero. Allora, devo buttare per forza di cose. Questa, tornerò a prenderla dopo. 8, me ne prenderei un po', sinceramente, che non si sa mai. Tanto c'ho looting 3, ne prendo un paio. E mi sa che mi setto anche un waypoint qua. Allora, sì, un rosso un pochettino più chiaro, tipo così, non troppo arancione, così. Va bene. 1 e 2. Boh, 16, dai, arriviamo a 20 e poi me ne vado. Cioè, nel senso che vado a vedere il resto della fortezza. Buonate, ole. Questo dovrebbe... 17, troppo poco. È vero, posso raccogliere le teste di quei cosi lì. Che tu ti tirerò giù dopo, fidati, stai tranquillo. Anzi, ti tiro giù adesso perché mi hai già rotto le palle. Buona gente, magari. 19. Dovrebbe essere spawnato qualche blaze anche lì? No, eh. Faccio luce con la lava. Oh, salve. Questi sono anche troppi, sinceramente. Uno, due, tre. 26, perfetto. Andiamo a vedere i Wither Skeleton. Magari non mi fido tanto, teniamo dei blocchi da costruzione qua. Allora, uno è lì, un paio sono di là. Cominciamo con questi, dai. Nessuno mi segue. Ciao. Una, due spadate. Niente, vero? Quindi avevo visto un altro qui sopra, no? Invece ho sbagliato, non ce n'era un altro, ma va bene. Poi, lì ce ne sono altri tre. Allora, ho visto anche un coso con l'arco incantato. Sono più che altro una farm di carbone, sti cosi, più che le teste. Perché le teste non le droppano mai. Niente. Ciao. Tu, non mi scassare la minchia. Questo qua che arco c'è? Non lo sapremo mai perché non l'ha droppato. Allora, un altro blaze che rompe le palle. Ecco, lo sapevo. Infame. Non c'erano tipo altri Wither Skeleton? Oh, eccoli là in fondo. Sono due? Uno. No, uno solo. Ma come fai sempre a beccarmi però? Tu sei uno stronzo. No, anche il ghast. Vabbè, poi. Ah, fa un cuore. E mi hai rotto le palle. C'è qualcun altro a tirar giù? No. Allora possiamo tornare verso casa che è abbastanza lontana. Andiamo verso casa. Aspetta che c'è un altro Wither Skeleton. Appena ti giri spawnano, sti infami. Altri due là in fondo. Dai, questa volta resto qua un attimo, quasi quasi. Vieni. Niente testa. Non despawnate perché vi giuro che è la volta buona che mi incazzo. Qui, sono qua. Non mi colpite magari. No, solo carbone droppano, sti infami. Let's go. Magari facciamo pure un buchetto qua. Ti do un piglin. Ecco. E devono rompere le palle, sti cosi. Non rompete le palle. E io entro nel fuoco, ovvio. Un pezzo di fortezza ancora qua. Vabbè, torno a casa scavando. Oh. Un giorno dovrei anche andare a cercare un po' di netherite, così almeno ci facciamo tutti gli utensili e le cose che ci servono. Salve. Allora, di qua ci avviciniamo a casa, che si sta pian piano. No, noi ci stiamo avvicinando, non la casa a noi, va bene? Facciamo una bella scavata di qua. Salve. Vabbè, sempre un ghast mi trovo, eh. Ah, ma io ho questi. Ah, molto meglio. Oh, finalmente. La cosa brutta è che si consumano. Oh, cazzo. Devo smettere di andare in giro come un pollo che poi si vuole suicidare. Va bene che c'ho Feather Falling 4, però neanche suicidarsi, cioè. Salve. 50 metri, devo salire. No, però sempre la lava io, ecco, sempre la lava. Sento dei magma, salve. Però io così non posso uscire, salve, 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 salve. Oh, beh, tutte queste magma cream, sapete che sono interessanti. Così quasi butto via qualcosa per recuperarle. Tipo, boh, lo shield, no. Ce n'è altri. Ehi, salve, via anche te, e anche te. Allora, per quelle recupererei... Un altro coso gigante. Sì, sono un bel po' ste magma cream. Comunque sì, credo... Vabbè, tre lingotti d'oro. Posso farne anche a meno. Dai, 28 magma cream. Io sono... Ah, qua. Oh, laggatina. No, allora. Il ghast che rompe le palle, non adesso. Luca. Ah, c'è anche il golem. Allora, qui non mi fiderei tanto a lasciare aperto. Bello. Un po' buggato. Ok, è notte, bene. Dopo dobbiamo andare alla farm di polli a vedere come ha farmato. Ma no, ma io sono un coglione. Ma c'aveva ancora uno stack di stick qua. Vabbè,
Pensavo di non averne più. Vabbè, queste le usiamo per le pozioni. Allora, questa dovrebbe essere la chest del Nether, se non sbaglio. Boh, io butto dentro quello che trovo. C'è un raw chicken, va bene. Vabbè, buttiamo dentro anche queste. Queste che possono servire. Beh, certo, c'ho questi. Vabbè, li tengo per un attimo. Poi, i 27 blocchi d'oro li trasformiamo tutti e li buttiamo dentro qua. Non ho più spazio. Allora li ritrasformiamo in blocchi normali. Beh, se no c'ho poco ferro. Possiamo anche fare così. Ma in verità dobbiamo prendere anche questo, questo e lasciarli qua. Però dobbiamo cuocere questo. Beh dai, beccati due di legno. Poi, come si craftava l'alambicco? Anzi, come si chiamava l'alambicco in inglese? Non mi ricordo. Da qualche parte dovrei avercelo. Ah, brewing stand, ecco. Vabbè, craftato. Questo io lo lascerei... dobbiamo fare un'altra stanza, eh? Oppure lo lasciamo qua sopra dai villager. C'ho un po' di roba. Tu non scambi niente. Tu eri quello che scambiava lo schifo. E tu gli utensili scrausi. Beh, a te potrei anche cambiarlo il lavoro, sinceramente. Mettiamo lì quello, così che nessuno lo prende. Tu eri il mio bravissimo villager con mending. Allora. Ah, è diventato giorno, ok. Io andrei prima alla farm di polli. Anzi, alla farm di canne da zucchero. E vediamo, poi ne ha fatte effettivamente, eh? Brava farm, ce le portiamo via. Poi, farm di polli, dai, 40 polli li ha fatti, un po' sono crudi, ma quelli poi li cuociamo. Comunque, non avete lavorato male, eh? Bravi polli. Ne ho letteralmente fatti riprodurre un botto qua sopra. Poi andiamo alla farm di mucche, perché dovremmo teoricamente poterle già far riprodurre. Salve. Io do un po' di pieno in giro, tanto qualcuno vi accoppierete. Perfetto. Per ora vi lascio tutte vive, dai. Siete ancora poche per essere decimate. Se riuscissi ad uscire... No, tu resti dentro. Aspetta, io posso fare un carpet, così almeno dopo devo sempre incastrarmi per uscire. Dovrei avercelo a casa un carpet, no? O perlomeno della lana. Non ho veramente della lana. C'ho di tutto, ma non ho della lana. Vabbè, andiamo a cercare delle pecore. Fa strano, perché mi sarebbe dovuto rimanere dalla farm che ho fatto di raid. Boh. Dobbiamo raccogliere le canne. Sì, le canne, vabbè. Queste. Magari riusciamo a piantarne altre. Mi sa che non sono ancora cresciute, vero? No. Le ho strappate per niente, va bene. Ah, qua ho fatto tutte le stradine off camera, ma non è niente di che. Andrei a vedere come sta il villager, che è un po' che non guardo dentro. No, scusa, dov'è il villager? C'è despawnato? Ma può despawnare il villager da dentro la barca? Non ha senso. O l'ho ucciso io per sbaglio o non lo so, perché veramente l'altra volta era qua. Vabbè, adesso che cazzo faccio? Questa qua la tiro via. Però la lightning rod la recupero e la metto magari un po' lontana da casa, tipo qua. Se no mi arriva giù il fulmine in testa e non è una bella cosa. Peccato, perché avrei voluto curare il villager. Sarebbe stato carino. Nel dubbio, ora. Io c'ho un botto di roba. Facciamo magari una chest e lasciamo qua. Con tutte le robe per fare le pozioni. Quindi queste, queste. Poi dovrei avere di sotto un po' di roba. Tipo occhi di ragno. Questa è una pozione. La redstone anche si serve. Sì, questa. Nient'altro. Funghi, sì. Le gastier sono interessanti. Questi anche. Queste sì, per forza. Di altro credo niente. Allora tu fai così, 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 così. Bene, ci teniamo la barca. Le frecce le lascio qua per ora. E io direi di fare la prima pozione, che c'ho voglia di fare la pozione. Allora così, così, ne mettiamo due. E facciamo una pozione. Potrei fare una resistenza al fuoco, che ogni tanto mi servono. C'ho giusto due di queste precise. E resistenza al fuoco, ci servono anche le netherwall. È tutto il vetro, è vero. Ci serve il vetro per fare le boccette. E anche per fare una farm in futuro, che ho già in mente di fare nel prossimo episodio. Ah, ma ce li avevo i carpet, ecco. Non li avevo visti. C'è anche un bel po' di lana. Questa la raccogliamo dopo, perché ci servirà. Ci abbiamo un arco che non mi serve. Ah, qua c'ho altre frecce. Allora, frecce qua sotto. Carpet alla farm. Cioè, oddio, farm. Al recinto. Devo però riuscire a mettergli il
scarpe da qualche parte, tipo qua. Queste ce le mettiamo di nuovo qua. Poi qua dobbiamo andare a prendere la Netherworld. Sono già dimenticato. Questa è cresciuta? Oh, si è cresciuta finalmente. Allora ce la teniamo buona questa mini farm. Poi la chiudiamo e vediamo se mi ricordo ancora come si fanno le pozioni. Ci va questo qua. 3 per fare le boccette. Ne facciamo 6, dai. Così ce le abbiamo pronte anche per la prossima volta. E poi ci serve dell'acqua. Potrei waterloggare questo blocco. Ah, sì. Dove la piglio l'acqua? Vabbè, qua. Però dopo perdo la lava. Ma fa niente. Qui abbiamo un botto di canne da zucchero. Le lascerei qua. Ci lasciamo un bel blocco di ossidiana qui. E la casetta è piccolina ma funzionale. Dovrei effettivamente ampliarla un po', eh. Posso waterloggare? No. No, 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 no. No, non si può poter loggare. Allora lo togliamo. Ci mettiamo l'acqua. E dovrò andare a riprendere da... Qua l'ho messa l'acqua, no? Però non la posso togliere. Beh, teniamo vuoto il secchio. Questa la mettiamo nell'angolino. 1, 2, 3. E li andiamo a mettere qua. Poi ancora i vecchi nomi che... Vabbè, fa niente. Dovrò modificare. Queste sono awkward. Ok. Devo metterci la magma cream, se non mi sbaglio. E poi la redstone. Per farle diventare da 8 minuti, no? Tanto qua Far Cry a scaricare. Ok, sono già diventate queste. Allora sì, con la pozione, cioè con la redstone, diventano da 8 minuti. Su, dai. Mi ha detto tipo un advancement. No, solo Terrible Fortress e Into Fire. Ah, ok, me lo dà quando prendo le pozioni. E lasciamo qua. E... è vero. Io adesso devo andare a prendere un po' di... cosa, come si chiama? Netherrack, perché dobbiamo duplicare, per chi non lo sapesse ancora, bisogna duplicare i cosi per i trim, che servono a deitare l'armatura. Infatti scendiamo così, grazie per altre magma, ma questa non ci servirà più. Allora io la prenderei da... ne servirà parecchia, 2 stack, si basteranno, sì. Anche 3, eh? Beh, arriviamo alla quarta a sto punto, togliendo tutto quello che rimane. O altri. Bene. Poi ci serve anche la netherrack. Cioè non la netherrack, la blackstone. Perché questa serve per i dream che danno le modifiche, tipo quello lì che abbiamo trovato del nether. Modificano un po' l'armatura. Stavolta però di queste ce ne serviranno un po' meno, che si possono mettere solo sull'armatura, quindi uno stack me lo porto via, sì. Visto che mi pare che per la prossima farm che volevo fare nel prossimo episodio mi servono 4 di glowstone, la prendo già adesso. C'ho tipo silt, ecco, esatto. Anche un po' di più che forse ci serve. Peraltro, salve. Farm che voglio fare è una semplice farm di cactus, però secondo me potrebbe essere utile sia per il colorante sia per altre cose che non mi vengono in mente adesso. Allora, facciamo così. 1, 2, 3, li mettiamo qua e li distruggiamo a mani nude, che ci serviranno per le pozioni. Quarzo lo metto di sotto. No, dove ce l'ho il quarzo? Qua, bisogna spostarlo su. Allora abbiamo questo e questo. Servono i diamanti, mi pare. Aspetta, mi sa che mi servono i diamanti, non la netherrack per fare sta roba. È vero. Aspetta, se non mi ricordo male il crafting era tipo... infatti servono i diamanti. E andremo a farne un po' la prossima volta. Qua riusciamo a fare 3 cose, ne ho altri. Sì, però sono troppo pochi. Uno mi rimarrà di troppo. Ah no, aspetta. A me servono... teoricamente bastano così. Che metto questo qua, questi qua. Perfetto, ne ho 6. Sono tutti quelli che mi servono. No. Anche per gli utensili servivano? Aspetta. Sì, anche per gli utensili, quindi ne avrò bisogno altri. Li andrò a fare off camera, probabilmente. Queste le butto via. Abbiamo questo. Le molliamo qua. E niente. Per ora rimaniamo così. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. E presto. Ciao.